Una gran vittoria, una Empoli che torna a vincere e convincere. E oggi è stata una vittoria importantissima, come sono state poi le altre, e ci tenevamo particolarmente dopo il passo falso sul Pordenone, però direi che al di là di quella partita poi stiamo dando continuità di risultati, questo è importantissimo. Un Empoli che è stato bravo a riprenderla, poi a vincere nel finale, poteva anche chiuderla, ma comunque ha sofferto relativamente. Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo subito due gol, una su pallone attivo, una su un traversone, ma per il resto abbiamo penso che la partita l'abbiamo fatta veramente noi, abbiamo creato, potevamo anche andare in vantaggio noi, poi siamo stati bravi comunque a recuperarla e poi andare in vantaggio nel finale c'è stata un po' di sofferenza, ma credo che sia normale, perché questo è un campo difficile, loro comunque sono un'ottima squadra, ci hanno provato, ma noi siamo stati veramente bravi a tenere fino alla fine. Fascia da capitano, il gol, l'assist e la vittoria. Sì, beh, una bellissima serata anche a livello personale. I capitani poi di questa squadra sono altri, a me oggi stasera ha fatto piacere comunque indossare la fascia di capitano e rappresentare la squadra, ma poi quello che contava di più era il risultato di squadra. Per questo poi sono contento che sia arrivato anche il gol. No, dobbiamo metterci alle spalle Pordenone, altrettanto fare adesso, perché sabato prossimo c'è un'altra gara da affrontare al massimo con tutti i Zapani che vorrà in ogni modo far punti. Sì, assolutamente, come abbiamo fatto bene insomma dopo Pordenone, che abbiamo giocato dopo qualche giorno, siamo stati bravi stasera a portare a casa la vittoria. Adesso da domani già ci proiettiamo verso la sfida di sabato col Trapani per appunto continuare il nostro percorso e cercare di fare ancora punti. Compagnia di Filippo Perrucchini, Pippo. Migliore esordio non ci poteva essere. Vittoria di Monte e comunque l'Empoli che torna a vincere e convincere, come dicevamo con Manco. No, sono contento per la vittoria. Quella è la cosa primaria, importante vincere, soprattutto dopo comunque sabato che abbiamo perso una partita che a mio modo di vedere non meritavamo assolutamente di perdere. Quindi bene così. Abbiamo dimostrato su un campo difficile contro una squadra forte di avere gli attributi, di lottare e di saper lottare anche nelle difficoltà. Siamo sempre stati uniti, peccato comunque aver preso due gol, ci lavoreremo, però la cosa più importante è la vittoria. Mancano alcuni di quelli che avevano giocato sempre, giocano altri, non cambia la sostanza. No, guarda, penso che questa squadra abbia la fortuna di avere veramente una rosa importante, e quindi quelli che comunque hanno giocato meno, giocano meno, si sono fatti sempre trovare pronti, ecco. Il gruppo, l'ho sempre detto, è uno dei punti fermi, adesso il gruppo guarderà il Trapani a far punti sabato, casomai se chi decide sarà chiamato a farlo davanti ai tifosi. Certo, noi speriamo ovviamente di giocare davanti ai nostri tifosi e no, io penso che comunque adesso è inutile stare a pensare, a guardare classifica piuttosto che qualcos'altro. Io penso che adesso bisogna guardare solo ed esclusivamente a sabato al Trapani, cercare di portare a casa questi tre punti.